La Protec SRL è un'azienda di San Giovanni in Croce che si occupa di sistemi di filtrazione, convogliatori di trucciolo e soffietti di protezione per macchine e utensili. Durante questa emergenza ha riconvertito la sua produzione dalle attrezzature per proteggere i macchinari ai dispositivi di protezione per le persone, come le mascherine. È stata la sollecitazione, diciamo, di Carlo Malvezzi che, leggendo la necessità invocata da parte della Regione Lombardia di questi dispositivi, ci ha sollecitato nel partire in questo percorso qua, e dopodiché ha esercitato una funzione attiva e molto, molto incisiva nel tenere poi le relazioni con la Regione Lombardia, di seguito anche con il Politecnico di Milano, col quale si è instaurato un percorso di continuo confronto, con dei test eseguiti e delle successive, diciamo, proposte di modifica del prodotto, che ha portato a un'evoluzione che sta tuttora proseguendo. Quindi il prodotto non è, diciamo, ancora definitivo, ha già raggiunto un ottimo stato di avanzamento tecnico e tecnologico, ma confidiamo ancora di poterlo migliorare nel tempo. L'obiettivo dell'azienda è la produzione di mascherine di tipo FFP1 o 2, con 4 strati per offrire un elevato potere filtrante ed ottime capacità idrorepellenti. È stato un bel percorso, appoggiato da tutto l'ufficio tecnico, dal reparto di ricerca e da tutta la nostra produzione, che si è messa in gioco, le persone chiave si sono messe in gioco per realizzare le attrezzature e per realizzare proprio tutto il ciclo produttivo. Per fare questa mascherina l'azienda ha ideato e progettato in tempi record un macchinario apposito. Queste attrezzature non esistono, non facendo noi in Italia le mascherine, quindi le abbiamo totalmente inventate. Con questa attrezzatura si possono unire gli strati che compongono la mascherina filtrante. Dopo la prima fase si passa a una seconda fase di sanificazione. Ogni mascherina viene sottoposta alla sanificazione con soluzione su base alcolica con questa attrezzatura. Per l'ultima fase di saldatura, quella frontale, ci siamo affidati a una tecnologia ultrasuoni, abbiamo acquistato questa attrezzatura per poterla realizzare in tempi rapidi e nello stesso tempo avere una saldatura sicura.